se la famiglia ha un reddito di 1000 euro al mese e si è indebitata negli anni, e a un certo punto le banche gli chiedono di rientrare, quindi ha un reddito disponibile 800, ha voglia a pensare di poter investire sul futuro per mandare i figli all'università, anche se sarebbe giusto farlo. Però non lo può fare, esiste la realtà. E allora, prima deve risparmiare, deve rientrare e dopodiché può riprendere una politica di investimenti. Quindi, questo per dire che ieri si sono visti i primi frutti di questa politica, frutti percepibili dai cittadini. La regione Abruzzo, regione canaglia, la regione più indebitata, la regione con 6 neurochirurgie, la regione che quando andavamo nei tavoli di monitoraggio nemmeno volevano riceverci e nemmeno ci volevano far parlare. Quando andavamo alla conferenza delle regioni ci dicevano: ma voi come fate a parlare se avete 6 neurochirurgie, 35 ospedali, non state facendo quello che è il vostro dovere, mentre noi l'abbiamo fatto dal 2000. Mi ricordo fu un intervento del Veneto che disse: noi abbiamo ridotto del 47% i posti letto dal 2000 in poi. Voi non l'avete fatto. La Toscana ci disse la stessa cosa, ma si rivolgeva anche alle altre regioni, in particolare all'Abruzzo, perché quel periodo, quando entrai, era l'Abruzzo il simbolo della mala gestione sanitaria. Adesso è chiaro che bisogna farlo con una rapidità maggiore. Ecco, però ieri abbiamo cominciato ad avere i primi frutti. Oggi noi non siamo tra le regioni che sono state stigmatizzate al punto tale da addirittura impedirgli l'uso dei fondi FAS per il rientro del debito sanitario. Cioè il governo non ha dato un'intesa, ha detto: voi mi proponete di coprire una parte del debito sanitario con i fondi FAS, io non vi do l'intesa. E perché? Perché se voi usate i fondi FAS, che sono i fondi destinati allo sviluppo per le regioni del Mezzogiorno per coprire il debito sanitario, ovviamente limitate la possibilità di sviluppo e di crescita. Quindi cominciate ad assumervi le vostre responsabilità e far capire ai cittadini e alla corporazione in generale che una politica di spesa folle, o il fatto di non intervenire per rettificare questa situazione, determina un effetto negativo nei confronti proprio dei cittadini. Così i cittadini lo percepiscono. Quindi aumentate le tasse. Aumentate le tasse che già hanno aumentato. Vedete, anche l'Abruzzo ha dovuto aumentare le tasse, vi ricordate? Noi abbiamo sempre detto che le tasse erano al massimo, perché quello era il massimo livello. Sapete che è stato tolto il limite del massimo? Cioè la legge del massimo non c'è più, si può andare ad libitum, cioè nel senso che se una regione non fa il proprio dovere, non mantiene in equilibrio il sistema sanitario, dovrà aumentare le tasse fino a quando, fino al limite di coprire le situazioni di mala gestione sanitaria. Ieri l'Abruzzo ha avuto un risultato straordinario, eccezionale. Da una regione, ripeto, che era considerata canaglia, che non riusciva nemmeno ad avere un'interlocuzione, ad essere rispettata all'interno della conferenza delle regioni e all'interno, ovviamente, del tavolo di monitoraggio Stato Economia, Stato, scusate, Stato Regioni, ieri è stato preso atto di un fatto che la Regione Abruzzo sta facendo passi da gigante. Intanto vi dico che il piano di rientro, che è sorto perché dovevamo recuperare circa 280 milioni di euro, adesso insomma euro più, euro meno, di fondi che erano stati utilizzati per altri scopi del Fondo Sanitario Regionale, 178 però esattamente utilizzati, più le perdite, cioè il disavanzo che c'è, insomma 280 milioni di euro. Noi al 2009, fine 2009, l'abbiamo recuperati tutti. Come? Abbiamo rinunciato ai progetti obiettivo che sono stati utilizzati per coprire questo debito, abbiamo risparmiato, non abbiamo assunto i precari, abbiamo sostenuto l'impopolarità,
Abbiamo fatto una battaglia durissima con la sanità privata, che in Abruzzo non aveva né regole e quindi nemmeno un limite a quello che poteva essere poi la spesa, oltre alle situazioni patologiche. Le situazioni patologiche, giusto? È stato fatto un lavoro incredibile per quanto riguarda, diciamo così, le attività di, diciamo noi, repressione, moral suasion nei confronti delle ASL affinché fossero le più rigorose possibili. Sono state bloccate alcune gare, voi nemmeno lo sapete, ma nel passato sono state bloccate alcune gare che presentavano aspetti di, diciamo così, di crescita non giustificata di quelli che sarebbero stati i costi, e abbiamo cercato insomma di fare, di essere molto rigorosi, e quindi 2009 la situazione è stata recuperata. Questo grazie anche a tutta una serie di attività che io vorrei dirvi. Allora, la determinazione dei tetti di spesa per i privati ospedalieri è un fatto storico per l'Abruzzo. Voi mi direte perché è storico? Perché è la prima volta che è stato dato per tempo, la prima volta che è stato dato un contenuto di quei contratti veri, cioè in maniera tale che si possa controllare, quindi un sistema di regole, e terzo, l'Abruzzo adesso ha un sistema, insomma, dei nuclei operativi di controllo. Nuclei operativi di controllo che sono non solo sulla carta nuclei operativi di controllo, ma sono in un processo sistematico di formazione, e per questo abbiamo chiesto di poterci avvalere, ho parlato con il Presidente Errani, di poterci avvalere delle loro strutture in qualità di formatori, perché l'Emilia Romagna ha un sistema per quanto riguarda il sistema dei controlli, dei nuclei operativi di controllo, non solo dei privati ma anche del pubblico, che è all'avanguardia. Loro ci metteranno a disposizione, stanno già facendo, quindi si stanno già formando nuclei operativi di controllo che dovranno controllare tutta la spesa privata e tutta la spesa pubblica, ma non solo sulla carta come avveniva magari nel passato, perché i nuclei operativi di controllo in teoria ci sono dal 2001 forse, non so, però in realtà non avevano svolto quella funzione perché non si era investito, non si erano stati formati, insomma una serie di questioni. Stiamo procedendo anche a chiudere gli accordi di mobilità attiva e passiva con le altre regioni, Molise, Lazio, Marche. Perché questo? Perché ci siamo resi conto tutti che sì, il gioco delle tre carte, questo non vorrei dire. Allora, sappiate che il sistema della sanità c'ha tanti attori, e ci sono molti attori che per finalità di miglioramento delle proprie, diciamo, della propria aspetti economici e professionali, sono collegati con strutture private che sono ai confini della regione Abruzzo. I privati, voi sapete, differentemente da noi, legittimamente possono anche investire in marketing, possono anche investire in relazioni, possono anche, e abbiamo nelle zone di confine moltissimi che vengono indirizzati presso strutture private che sono, guardate caso, proprio a ridosso della regione Abruzzo. Come combattere questo fenomeno? Perché non è che si può intervenire ovviamente sull'attività di marketing legittima che viene fatta dagli operatori imprenditoriali, con degli accordi di mobilità tra le varie regioni, che significa che noi accettiamo una certa spesa non oltre che possa andare per esempio dalla regione Abruzzo alla regione Marche. Capite il discorso? Cioè, nel senso che i pazienti, anche le case di clinica di cura marchigiane potranno acquisire pazienti dalla regione Abruzzo entro un certo budget, altrimenti la regione Abruzzo non le pagherà. E anche nelle qualità delle prestazioni. Ecco, poi dunque io sarò molto meno preciso di quanto potrebbe essere l'assessore, però visto che devo fare il commissario, devo